Grazie ai fondi del progetto più cominceranno a breve i lavori alle ex stallette. Intanto sono stati liberati gli immobili ed è stato pubblicato il bando di gara. Un intervento, quello alle ex stallette, che entra in un contesto più ampio e che porterà in seguito alla realizzazione della cittadella galileiana. Sono partiti i bandi, quindi si può ipotizzare l'avvio dei lavori, l'apertura dei cantieri nella prima metà dell'anno prossimo, io spero nei primi mesi, ed è una realizzazione straordinaria, anche un grande investimento, quasi 6 milioni di euro, a potenziare il recupero già in parte svolto dei vecchi macelli e a fare un recupero del tutto nuovo, non previsto prima, delle stallette. L'insieme costituisce un patrimonio straordinario messo a disposizione di quell'idea di cittadella della scienza, di cittadella galileiana, che dovrebbe completare un'offerta straordinaria sull'asse che va da Piazza dei Miracoli alla cittadella. Proprio nell'ambito di queste realizzazioni, quali dovrebbero essere i tempi? Ma i tempi, diciamo, l'acquisizione della cittadella l'abbiamo decisa e formalizzata, ora poi daremo le informazioni sui dettagli. L'unica incertezza sono i tempi dei cantieri, diciamo. Il Comune ci ha messo molto di suo perché, come si sa, deve cofinanziare al 40% tutti gli interventi, però è una scelta che dà alla città uno slancio straordinario per il turismo, ma anche per la qualità urbana che riconquistiamo come mai era stato fatto nel dopoguerra.